domenica 3 settembre, esordio in campionato e quindi prima partita della nuova stagione 2017-2018, campionato di Serie D, girone E. E così come nella scorsa stagione, nella stagione passata, siamo stati inseriti in un girone di squadre toscane e liguri. E quindi anche quest'anno l'autostrada Genova-Livorno farà un po' da punto di riferimento per molte delle nostre trasferte. Dicevamo prima del campionato, siamo a Lavagna, quindi in provincia di Genova, stadio Edoardo Riboli. Allora, dicevamo dello stadio Edoardo Riboli di Lavagna, che è una cittadina di circa 13.000 abitanti in provincia di Genova, stadio, impianto che come la maggior parte degli impianti in Liguria si trova nel centro cittadino, quindi circondato da case e palazzi. Stadio Riboli che però al momento non ha ancora tutte le autorizzazioni sufficienti per poter essere aperto al pubblico e dunque oggi giocheremo a porte chiuse. L'arbitro della gara sarà il signor Gabriele Gandolfo di Bra. Riscaldamento per partita per la Lavagnese, che quest'anno è guidata dal nuovo mister Gabriele Benuti, una vera e propria istituzione qui a Lavagna, per aver giocato in bianco nero per 11 stagioni ed aver collezionato oltre 300 presenze. I due nuovi arrivati, Basso e Raggio Garibaldi, sono subito disponibili. Basso partirà dal primo minuto, Raggio Garibaldi dalla panchina. Riscaldamento prepartito anche per i nostri ragazzi. Mister Murgia conferma quasi tutta la squadra che abbiamo figurato domenica a Scandicci. L'unico indisponibile è Alessio Agrifogli. L'indisponibilità di questa mattina sarà sostituito dall'inizio da Jacopo Marchetti. Andiamo. Non più!
Partiamo non benissimo, alla prima azione i padroni di casa della Lavagnese ci castigano, vanno in vantaggio così come domenica scorsa contro Scandicci. Però poi c'è una bella reazione sia fisica che psicologica dei ragazzi, il gruppo tiene e comincia a giocare. Questo nella seconda parte del primo tempo, ma anche e soprattutto in tutto il secondo tempo, e a fine partita, due minuti dalla fine, Ghimenti ci regala il meritato pareggio. È stata dura, è stata parecchio dura, e però alla fine ce l'abbiamo fatta insieme, così tutti insieme, in squadra, e alla fine ci ha portato anche al gol dell'1-1. Insieme al gol, calcio d'angolo, punizione a favore nostra, la rimessa nel mezzo, l'hanno buttata loro, calcio d'angolo, battuto calcio d'angolo nostro e ho segnato. Grande, primo gol stagionale, grande. Grazie.